Ciao e benvenuto o benvenuta alla lezione 17. Buon pomeriggio Marina. Buon pomeriggio Luca, buon pomeriggio a tutti. Come stai oggi? Bene, però fa caldo. Fa caldo. Hai caldo? Sì, ho caldo. Molto. E anch'io ho caldo. Penso che tutti hanno caldo adesso. Tutti. Forse. Everyone. It's hot right now. It's August. Agosto. Agosto. Ok, cominciamo. Sei pronta per la lezione? Sì, sono pronta. Benissimo. Today we're going to learn the first group of verbs. In Italian we have three groups. And each group is different because of the ending. This is the infinitive form. Which ends the first group, the infinitive form ends in are. Okay, then we have ere, second, ire, third. But today we're going to learn the first. Primo gruppo, verbi del primo gruppo, are. Okay, let's take a look at the verb guardare, to look. So I'm going to conjugate. Io guardo, tu guardi. Lui, lei, guarda. Noi guardiamo. Voi guardate. Loro guardano. So let's take a look at the endings. O, I, A. Iamo, ate, amo. Guardo, guardi, guarda. Guardiamo, guardate, guardano. So it's guard. Are. Is the root of the verb mm-hmm. plus? Yeah, you just remove the ending, which is are, first mm-hmm. group, and then you add these endings. Okay? Sì, tutto è chiaro. Let's take a look at some other verbs. Altri verbi in are. Well, very important one. Parlare, to speak. Mm-hmm. Io parlo italiano. Tu, Marina, parli inglese, russo, francese, fra un po' anche l'italiano, fra un po', in a little bit. Soon. Ok, so io parlo, tu parli, lui, lei parla, noi parliamo, voi parlate, loro parlano. Another verb, ascoltare. To listen. So, Marina, you try. Wow, I can go back to the previous file so I see the endings because I don't remember them all by heart. Okay, ascoltare. Mm-hmm. So we remove are, ascolto, mm-hmm. ascolti, ascolta, mm-hmm. ascoltiamo, ascoltate, ascoltano. Ascoltano. Perfect. Okay. Try to do this exercise too. If you need to pause, just pause it. Okay, let me try the next one. Okay, let's see. Studiare, to study. I will not look, so let's see if I remember. Studiare. Mm-hmm. Studiare. Studi. Mm-hmm. Are. Studio. Mm-hmm. Studi. Yes. Studia. Studia. Studiamo. Studiate. Te. E studiano. 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 Now, the second person, singular, studi. Studi. It's not studii. It's not double E. So we just, you know, make it short. Studi. Okay. Yeah. Perfect. Lavorare, to work. So, io lavoro, tu lavori, lui lavora, lei lavora, noi lavoriamo, voi, tu è l'uomo invisibile, the invisible man. Lavorate. Mm-hmm. Loro lavorano. Loro lavorano, perfetto. Lavorano. Hanno. Lavorano. Mm-hmm. Perfetto, l'ultimo è imparare. Now,
These are pretty important verbs. Of course, now we're taking a look at the regular verbs. There are also irregular verbs, but we're not really concerned. Like essere, avere. Well, yeah, essere, avere, they're one of a kind. Mm-hmm. But in general, these are like three groups that we're gonna do, and we're gonna do the regular verbs, and there are irregulars, but we're not really concerned with that right now. So let's just learn these ones, which are pretty important, and you will end up using them all the time. Mm-hmm. So last one is imparare. To learn, imparare. Yeah, io imparo italiano. Imparo l'italiano. Ok, l'italiano. Va bene, italiano. Tu non impari l'italiano. Wow, the negative. È vero, io non imparo l'italiano. Lei, Maria, non impara italiano. Mm-hmm. Noi, guys, with you, noi impariamo italiano. Mm-hmm. Voi imparate italiano. Mm-hmm. E loro non imparano. Parano italiano. Mm. Okay, it's l'italiano, but don't worry because we didn't do the okay. Articles yet. So, okay, perfetto, that's pretty good. So, now I'm going to ask you a question about how often you do something. In Italiano, how often is ogni quanto? And you can say never, you can say sometimes, or you can say always. So, let's start with never, which in Italiano is mai. Now, you have to notice that mai, we always use mai with the negative form, which means that we put non. So per esempio. Non and mai, like mm-hmm. I don't never, which in English that's exactly, like. Exactly. Per esempio, one of the verbs we just learned, parlare. Io non parlo mai. So we don't say io parlo mai, we add the non. Okay, io non parlo mai. And you put mai at the end of the exactly. After the verb. Yes, exactly. It's not like io non mai parlo. No, no. Okay. Io non parlo mai cinese. Chinese, okay. Non ancora, not yet, you never know. Non ancora. Marina non ascolta mai. Chi? Non ascolta mai Luca. È vero? Non è vero. Ok. Io e Marina studiamo. Cosa studiamo? Non studiamo mai. Cosa non studiamo mai, Marina? Io e Marina non studiamo mai. Cucinare. Non studiamo mai la cucina. La cucina. Why? Because we already know how to cook. Perché sono bravissima. Okay, perfect. So remember, mai is never. We always use it in the negative form with non, and it goes after the verb. Mm-hmm. Okay? Now, what if you want to answer sometimes? We know it's a volte o qualche volta. Let's take a look at the verbs. Okay, ascoltare, studiare, lavorare. Mm-hmm. Marina, sì. Io lavoro a volte lavoro, qualche volta lavoro. So where do you put it? What? At the beginning, or it doesn't matter? I mean, yes, usually it depends. It depends on the context, but usually if we start the sentence with a volte, it's okay. A volte lavoro. Or qualche volta lavoro. Well, like an English one. Sometimes. Sometimes, I yeah. Do this. I do, or I do this yeah. Sometimes. Yeah. From time to time. That's exactly right. Like that. A volte, qualche volta. Mm-hmm. Marina. A volte ascolto la musica classica. Mm-hmm. Okay. A volte o qualche volta. Imparo russo. Qualche volta studio. Qualche volta studio il russo. A volte studio il russo. Non studio mai il russo. Non ancora, not yet. Okay. And another one which we I think we already learned, but let's always repeat.
always is sempre. Sempre, sì, sempre. Mi ricordo, mi ricordo. Okay. I think you guys to remember. Again, it's at the end of the sentence. Io ascolto sempre. Io lavoro sempre. Io e Marina lavoriamo sempre. Io cucino sempre. Marina cucina sempre. Io non cucino mai. Marina cucina sempre. È vero. No, okay. Io cucino. A volte cucino io. A volte. Okay. A volte cucino. Most of the times, Marina cooks. Most of the times, we should have put it here. Most of the times, quasi sempre. So it's sempre. Quasi sempre. Mm-hmm. Sempre, which quasi sempre. We just learned. We just put quasi. Quasi sempre. Quasi sempre cucino io. Perfect. Bene, Marina. I'm not sure if it's perfect. I'm sure question. It's good though. All right, so let me ask you questions. Sure. Again, ogni quanto is how often. So Marina, ogni quanto studi il cinese? Non studio il cinese mai. Ok, non studio mai il cinese. Non studio mai il cinese. Remember, mai goes after the verb. Ok? Non studio mai il cinese. E tu, Luca, ogni quanto studi ballo? Ok, ogni quanto studio il ballo, non studio mai il ballo. No, non mi piace. Peccato. Lo so, peccato. 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 That's too bad. Ok, what else? Ogni quanto... quanto cucini le lasagne? A volte cucino le lasagne. Mm-hmm, bene. E ogni quanto lavori? Lavoro sempre. Benissimo. E tanto. Alright, so you can have fun practicing with these and with, of course, with the first group of verbs. And you will realize that after getting, you know, used to the first group, there's a lot of things you can see. I mean, I know we're talking about the present tense here, but that's like the first way to communicate is to use the present tense. So after you're familiar with the verbs of the first group, and of course with essere and avere, you will see how many things, so many things you can say and you can communicate. Okay, so ci vediamo, of course, tomorrow per la lezione 18. Ci vediamo domani and check out your workbooks. Yes. Ciao!